Dove si trovano le selezioni oggi? Siamo a Calvignano, sulle prime colline dietro Casteggio, nell'azienda Travaglino. Siamo qui con Achille Bergami, che è l'enologo dell'azienda Travaglino, che ci racconterà quindi tutte le novità di quest'anno. Sì. Sei pronto? Dai, forza! Ti ho servito il QV59, che è il nostro metodo classico, dove abbiamo pino nero per l'80-85%, il resto Chardonnay, che da quest'anno ha la bottiglia scura. Prima era in bottiglia trasparente, ma abbiamo deciso di usare la bottiglia scura per preservare di più il prodotto nei confronti della luce e per comunque dare una presentazione più coerente con la tipologia di prodotto. Prima aveva questa bottiglia trasparente un po' più commerciale, mentre adesso abbiamo deciso di dare una veste un po' più diciamo formale a tutti i nostri spumanti, e questo è sicuramente quello più rappresentativo dal punto di vista commerciale. Il Grand Cuvée millesimato 2018 Extra Brut, l'etichetta più rappresentativa per Travaglino ma anche per l'Oltre Po Pavese, il primo metodo classico prodotto a Travaglino negli anni 80, e tutto pino nero. È la bottiglia che io mi bevo quando ho voglia di bermi un metodo classico a casa, è quello che mi piace di più, che mi dà più soddisfazione. Allora, questo è il campo della Foiada 2022, è stato un successo perché nonostante abbiamo aumentato un po' le quantità, il 2022 è stata veramente una bella annata, frutto di una complessità che pensiamo arrivi anche dalla vigna, ci ha dato grande soddisfazione. Il vino è praticamente finito e dobbiamo imbottigliare adesso a metà marzo la nuova annata, sperando di avere gli stessi risultati in termini di successo commerciale. E Campo della Foiada è un'etichetta storica, l'etichetta storica di Travaglino, e ci piace molto, e devo dire che ci stiamo credendo tanto nel Riesling. Campo della Foiada Riserva, che è il frutto di una selezione di Riesling che arriva solo dalla vigna Campo della Foiada, e poi in sostanza si differenzia perché rimane un anno in vasca d'acciaio sulle fecce e poi viene imbottigliato e resta in bottiglia, quindi esce 2 anni dopo la vendemmia. Per questo motivo può essere segnato riserva, ed è un Riesling che ha l'ambizione di essere longevo. Noi vorremmo avere almeno una 20-25 anni di potenzialità di affinamento, questo è l'obiettivo. Allora, questo qua è il Pernero 2022, il nostro best seller, ed è un vino che piace tantissimo perché è estremamente bevibile, estremamente piacevole, e è molto molto eterogeneo negli abbinamenti, quindi anche un pochino più fresco d'estate, è un vino rosso molto molto eclettico. Per te è una cosa... Mi piace un sacco. Quindi non ci resta che assaggiare. E avevi proprio ragione, eh? Sì, fantastico. Barbera Campo dei Ciliegi 2020 è la nuova annata che uscirà a breve ed è piacevolissima. Ti ho detto che sono terreni da vini bianchi, da base spumante, da Riesling, quindi finezza, profumi, eleganza. Questa Barbera qua ce l'ha tutte queste caratteristiche qua. Se poi ti vuoi bere una Barbera alcolica, potente, vai in prima collina, vai dove vuoi, da Codevilla a Bosnasco trovi tutte le Barbere potenti che vuoi. Questa però una bottiglia te la bevi da solo. O no? Secondo me, io me la bevo, poi non lo so. Allora, Achille vuole dirvi qualcosa, quindi lascio a lui la parola. Beh, vi dico che vi aspettiamo sempre 7 giorni su 7 a Travaglino, a Calvignano. Siamo sempre aperti per farvi visite, degustazioni,
personalizzate anche se lo richiedete, per farvi scoprire come si lavora, per farvi scoprire i nostri vini, dove li facciamo, come li facciamo, che cosa pensiamo quando li facciamo, e quindi siete i benvenuti. Vi saluto, vi ringrazio e spero di vedervi tutti presto. Per scoprire il grande Oltrepò, esatto. Giusto?